Hanno partecipato in tanti al sit-in di protesta di questa mattina presso l'ospedale civile di Polistena, indetto dal sindaco della città, Michele Tripodi, a seguito della notizia della possibile imminente chiusura dei reparti di pediatria e del punto nascite. Grave disservizio probabile per via della carenza d'organico aggravata dalle dimissioni di un medico e del primario in servizio nel reparto. Allo stato attuale non tranquillizzano i cittadini ed operatori né le disponibilità del decreto Calabria, né ovviamente la situazione di grave carenza organizzativa e contabile che ha portato prima allo scioglimento per infiltrazioni mafiose e poi alla dichiarazione di dissesto. Gli organismi che hanno partecipato questa mattina hanno evidenziato durante assemblee pubbliche precedenti l'opportunità di valutare a più di 10 anni di distanza i risultati nefasti della riorganizzazione regionale che ha portato all'accorpamento delle ASL territoriali in ASP, eliminando di fatto ogni legame col territorio e condannando alla deriva amministrativa, gestionale e sanitaria le strutture e gli operatori dell'azienda e di fatto lasciando lo sbando ai cittadini calabresi e della provincia Regina in primis. Sono qui appena arrivato perché l'ospedale di Polistena, non solo, tutta l'ASP Reggio, tutte le ASP della Calabria sono in cima all'agenda del governo. Il governo con il decreto Calabria lo ha già ampiamente dimostrato. Poi da polistenese non potevano essere qui, su Polistena non solo, ma anche sull'altro ospedale, sull'Opri e sull'ASP Reggio in generale. C'è tanta attenzione, ci saranno nuovi interventi perché ho già parlato di questo con i commissari, sia Meloni che Corticelli. Ci sono ampi margini da qui a breve e a medio termine per fare nuovi innesti, si sta lavorando anche sulle nuove assunzioni tramite bandi di concorso, questo però porta a tempi un po' più lunghi, si lavorerà anche nell'emergenza cercando di disporre trasferimenti da qui da altri ospedali a qui, provinciali o interprovinciali, si sta lavorando da alcuni mesi a fronte di decenni di noncuranza, di mala gestione della politica sanitaria regionale. Purtroppo lo devo ripetere, mi duole dirlo da calabrese, ma dal 2010, quando iniziò il primo commissariamento di Scopelliti e poi dal 2014 l'altro di Scura, insomma ne abbiamo visti di tutti i colori e allora ero un cittadino che pagava sulla propria pelle anche questa situazione, questa mala sanità. Oggi da parlamentare faccio il mio, do il mio contributo, sono qui assieme a tanti sindaci perché la sanità calabrese e l'ASP Reggio tornino ad essere quello che erano in passato, in maniera da erogare servizi che tutelino il diritto alla cura e alla salute dei cittadini.